collate sempre storte. Però almeno non si intreccia. Non so per quale miracolo, ma non si intrecciano. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ciao ragazzi. Vi arrivano le notifiche della diretta? Così, una domanda giusto per rompere il ghiaccio. Vi arriva la notifica di Instagram che mi dice che sono in diretta oppure no? Sì, Stella, farò anche la simulazione di test di scienze della formazione. Ok, arriva la notifica. Perfetto. Allora, vi dico come ho deciso di impostare questa diretta e statemi pronti perché sarete coinvolti direttamente. Allora, anziché utilizzare... no, non ti è arrivata la notifica. Ok, ad una persona non è arrivata. Sì, la diretta verrà salvata. Iniziamo da questo. Seconda cosa, oggi anziché utilizzare la simulazione, quindi il simulatore del sito di Mini Interno, utilizzeremo i test degli anni precedenti. Quindi le prove preselettive realizzate negli anni precedenti nei vari atenei. Oggi ho selezionato l'Università di Bari, ma caso, e faremo sia l'infanzia che la primaria che la secondaria, quindi faremo tutti e tre gli ordini. Ovviamente sapete che la preselettiva è formata da 60 domande a scelta multipla, alcuni sono di comprensione del testo, per questioni logistiche la comprensione del testo oggi la lasciamo stare. E ci concentriamo sulle competenze didattiche, sulla parte dell'intelligenza emotiva e sulla parte della legislazione. Sì, mi state dicendo che a Firenze hanno tolto la preselettiva, in alcune atenei hanno già comunicato che non si terrà la preselettiva, quindi tante persone sanno già di non doverla sostenere e sono già proiettate verso lo scritto. Ok, quindi faremo in questo modo. Io ho i PDF qui davanti a me sul PC, leggeremo di volta in volta la domanda e proverete a dare la risposta. Io ho la tabella con le risposte corrette che poi andrò a consultare di volta in volta. Quindi io partirei, anche tutte le università di Roma non fanno la preselettiva, anche Udine non fa la preselettiva, ragazzi. Allora, mi giro. Ok. Eccoci qua. Vedete che praticamente le prime 20 domande sono di comprensione del testo, quindi le lasciamo perdere. Si passa a test di competenze didattiche. Allora, questo è il test dell'Università di Bari dell'anno scolastico, scusate, accademico, non scolastico, 2015-2016. Proveremo a farli tutti nei prossimi giorni in ordine cronologico rispetto a quello che ha trovato. Allora, domanda 21 dice: che cosa caratterizza l'animazione culturale? A. I contenuti di apprendimento rispetto alle metodologie. B. La maturazione del soggetto rispetto ai contenuti di apprendimento. C. L'utilizzo di tecnologie informatiche. D. L'utilizzo di laboratori. E l'eliminazione del libro di testo. Animazione culturale. Allora, secondo me, provate perché poi dopo io ho la tabella con le risposte, non l'ho guardata, però le guarderò una alla volta. Animazione culturale si riferisce. Io dico la D, ok, mi state dicendo la D, all'utilizzo dei laboratori. A, vi do un paio di minuti e poi controlliamo la risposta giusta. Mi dite o la D o la A. Sabina dice C, quindi utilizzo di tecnologie informatiche. Sai secondo me perché non è la C? Perché animazione culturale, secondo me, con l'informatica... Eliminazione del libro di testo o con...
i contenuti di apprendimento rispetto alle metodologie. Allora, Centro Crisali Detrani dice A. I contenuti di apprendimento rispetto alle metodologie. Ok, andiamo a controllare. Io vi giro un secondo perché altrimenti poi vedete tutte le risposte e non ha senso. Allora, la domanda 21. Aspettate che io l'ho messa in modo da vederle una alla volta, ma. La risposta corretta, ragazzi, è la D, utilizzo di laboratori. Quindi adesso vi ingrandisco. La risposta a questa domanda è la D. L'animazione culturale è caratterizzata dall'utilizzo dei laboratori. Quindi la maggior parte aveva ragione. In relazione all'apprendimento, in cosa consiste il concetto di metacognizione? Questo è uno dei concetti più importanti. Aspettate che regolo la dimensione, se no non vedete. Nella consapevolezza che l'individuo ha della propria competenza comunicativa, nell'atto psichico che modifica ed elabora la stimolazione sensoriale avvertita, nella conoscenza e nel controllo esecutivo che l'individuo ha dei propri processi cognitivi, nessuna delle alternative è corretta, scusate. Nella capacità di un individuo di acquisire un nuovo comportamento modificandone uno precedente in modo significativo e permanente. Il concetto di metacognizione è uno dei più importanti e già la parola cognizione vuol dire che c'è dietro un processo cognitivo, quindi è sicuramente la C. Quindi il concetto di metacognizione si riferisce alla conoscenza e al controllo esecutivo che l'individuo ha dei propri processi cognitivi. Adesso vado a controllare. Domanda 22. Allora, esatto. Ok. Quindi è la C, nella conoscenza e controllo esecutivo che l'individuo ha dei propri processi cognitivi. Numero 23. Quale delle seguenti affermazioni non è vera rispetto all'apprendimento cooperativo o anche cooperative learning? È importante che il docente guidi e favorisca i rapporti interpersonali all'interno del gruppo, creando un clima che invogli la conoscenza e l'aiuto reciproco. B. È utile disporre i banchi a gruppi di 3-4 in modo che ci sia un'interazione diretta faccia a faccia tra gli alunni. C. L'apprendimento cooperativo favorisce le interazioni nella classe al tal punto che in Italia sta sostituendo completamente la lezione frontale. Sì, scusa, mi posso ingrandire, avete ragione. Va bene così, ragazzi. Scusate, scusate, mi sono dimenticata. Ok, sta sostituendo completamente la lezione frontale. D. Si tratta di una metodologia didattica nuova poco diffusa nella realtà italiana, invece da anni molto usata nella realtà anglosassone. E gli alunni imparano gradualmente a rispettare le opinioni altrui e a proporre le proprie in modo chiaro e pacato. Quindi, quale di queste affermazioni sul cooperative learning o apprendimento cooperativo non è vera? Allora, secondo me sono tutte vere, quindi il fatto che il docente deve guidare, eccetera, tranne che. Purtroppo, secondo me non è vero che in Italia sta sostituendo completamente la lezione frontale. Secondo me è la C. Dite tutti D.
non è la D secondo voi, quindi non è vero che si tratta di una metodologia didattica nuova e poco diffusa nella realtà italiana, invece da anni molto usata dalla realtà anglosassone. Secondo me è vero, il cooperative learning nasce nelle zone anglosassoni, secondo me è la C che non è vera. Cioè, ma in Italia si usa, ma che stia sostituendo completamente la lezione frontale, io non credo, sinceramente. Ok, andiamo a controllare, dite o C o D. Andiamo a controllare, domanda numero 23. Allora, 23, 23, 23... 23 è la C, ragazzi. Quindi, tornando a zoomare, è la C quella sbagliata. Quindi, non è vero che l'apprendimento cooperativo favorisce le interazioni al punto che in Italia sta sostituendo completamente la lezione frontale. Secondo me, cioè interpretazione che do io, la prima parte della domanda, cioè della risposta è vera, cioè è vero che favorisce le interazioni nella classe, ma quello che la rende falsa è che in Italia sta sostituendo completamente la lezione frontale. Poi, domanda numero 24, siamo sempre all'interno del... ragazzi, mi sentite? Si sente? Fatemi sapere se si sente. Sì, ok. Allora, numero 24, quindi siamo sempre all'interno delle competenze didattiche. Dice, se gli insegnanti credono che un alunno sia meno dotato degli altri, lo tratteranno anche inconsapevolmente in modo diverso dagli altri. E il bambino interiorizzerà il giudizio comportandosi in conseguenza. Il fenomeno così descritto è chiamato, questa me la ricordo, effetto Pigmalione o profezia che si autoavvera? Effetto ignoranza. Nessuna delle alternative è corretta. Effetto educativo negativo. Effetto Gelb. Io questa me la ricordo. State dicendo tutti là. Effettivamente... avete ragione, ragazzi, questo è proprio l'effetto Pigmalione o profezia che si autoavvera, motivo per cui, per esempio, se sei un supplente in una classe non dovresti farti raccontare troppo rispetto all'andamento degli alunni prima di poterli osservare di tuo, perché noi tendiamo a convincerci e nella nostra testa si cristallizzano molto di più le idee negative, e poi se noi abbiamo un'idea negativa nei confronti di quel bambino, questo la interiorizzerà, come dice quindi la domanda. Effetto Pigmalione o effetto profezia che si autoavvera. Andiamo alla numero 25, che dice, nell'ambito delle tecniche di gestione del comportamento... Lo leggete bene, aspettate. Ok. Si indichi come è chiamato il tipo particolare di intervento dell'insegnante di allontanamento temporaneo dall'alunno del gruppo classe affinché riacquisti la calma necessaria per tornare a interagire coi compagni. Time out, punizione, nota sul diario, nota sul registro, effetto boomerang. Vabbè, questa secondo me è semplice. State provando a rispondere? Se non provate non ve la dico quella giusta. Ok, state dicendo la A, quindi time out. Allontanamento di un bambino temporaneamente dalla classe per far sì che riacquisti la calma necessaria per continuare a interagire
con i compagni. Ed è il time out, esatto. Non è sicuramente la punizione, nota diario, nota registro. L'effetto boomerang è un'altra cosa. L'effetto boomerang è una cosa che, per cui ti tornano indietro le conseguenze di qualcosa che hai fatto, ma si può capire intuitivamente. Numero 26, aspettate che controllo come vedete voi. Ok? La continuità educativa viene spesso citata come fattore imprescindibile per la positività dell'esperienza scolastica di ogni alunno. Fin qua siamo tutti d'accordo. Essa non implica un processo di apprendimento che comporti dei livelli caratterizzati da specifici obiettivi, in cui siano ben definiti il passaggio e le differenze tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. Volete vedere anche quella precedente? Aspettate, eccola qui, quella precedente. Salgo un secondo, c'era una ragazza che voleva leggerla, scusate. A posto, Lucia? Se sei a posto, vado giù. Ok. Ok, quindi la continuità educativa non implica un processo di apprendimento che comporti livelli caratterizzati da specifici obiettivi in cui siano ben definiti passaggi e differenze tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. Nessuna delle altre alternative è corretta. C. Una visione multidimensionale del soggetto volta a favorire le competenze acquisite e le specificità di ogni scuola. D. La garanzia al diritto per l'alunno di percorso formativo organico e completo. E una conoscenza reciproca dei programmi ai fini di rendere più armonici gli stili educativi e le modalità di apprendimento. Che cosa non implica la continuità educativa? Beh, una visione multidimensionale del soggetto sicuramente la implica. Quindi sicuramente non è la risposta corretta. Che dite? La E non implica una conoscenza reciproca dei programmi ai fini di rendere più armonici gli stili educativi e le modalità di apprendimento. Considerate come concetto di continuità educativa generale, diciamo l'armonia nei passaggi di grado, passatemela così, ok? In questo caso sarebbe quella che loro identificano come continuità verticale, quindi la continuità nei passaggi di grado. Quindi secondo me la E non è la risposta corretta, perché comunque nel passaggio di grado tu dovresti conoscere i programmi reciproci, anche se non si chiamano più programmi, vabbè, lasciamo perdere, però dovresti sostanzialmente sapere cosa hanno fatto gli alunni nel grado precedente. Secondo me quella che non è implicata, diciamo, nella continuità educativa, voi cosa dite? B, nessuna delle alternative è corretta. C, secondo me è la A che non è implicata, ragazzi, ma vi spiego perché. Perché è specifica per scuola dell'infanzia e scuola primaria. Cioè, secondo me questa opzione sarebbe corretta se non si limitasse a infanzia e primaria. Cioè, nel senso, tu mi dici, ok, processo di apprendimento che comporti dei livelli caratterizzati da specifici obiettivi, tutto a posto, in cui siano ben definiti passaggi e differenze tra e perché solo infanzia e primaria. Io la continuità ce l'ho anche con le secondarie. Cioè, secondo me è per quello che è sbagliata. Ditemi se sto dicendo una cavolata, che vado a controllare. Allora, numero 26. Scusate che qua c'ho la tabella. Ventisei, eccolo qua. Ok. Vi annuncio, ve lo faccio con la domanda davanti perché così è più chiaro, che la risposta corretta di questa domanda, Valentina dice concordo con te, ok? La risposta corretta di questa domanda è la A, effettivamente.
andiamo avanti. Numero 27. Cosa si intende per mastery learning? A. Nessuna delle alternative è corretta. Dammi tempo di capire quali sono. B. Una tecnica di insegnamento secondo cui l'attività didattica è impostata secondo criteri simili a quelli dei master post-universitari. Questa è abbastanza una fesseria. Una strategia di personalizzazione dell'insegnamento secondo cui tutti gli alunni possono apprendere purché l'insegnante realizzi un'attività di programmazione adeguata. D. Una strategia di insegnamento secondo cui non vi sono differenze tra gli alunni rispetto all'apprendimento, quindi anche l'importanza della programmazione viene meno. E. Il grado di padronanza dell'apprendimento che ogni studente dimostra nelle interrogazioni. Ok, adesso a voi la parola. Cosa si intende per mastery learning? Vabbè, la... Quale? Aspettate, scusate. La B si esclude categoricamente. Allora, Valentina dice la C, quindi strategia di personalizzazione dell'insegnamento secondo cui tutti gli alunni possono apprendere purché l'insegnante realizzi un'attività di programmazione adeguata. Mena Esposito dice la E, grado di padronanza dell'argomento che ogni studente dimostra nelle interrogazioni. E poi diversi dicono anche la C. C. Beh, diciamo che la C è la più gettonata. Ok, vado a controllare. Vi giro sempre perché sennò vedete tutto il coso. La tabella. Allora, 27. Avete ragione, ragazzi. Complimenti. La risposta corretta alla domanda numero 27, quindi mastery learning, è la C. Una strategia di personalizzazione dell'insegnamento secondo cui tutti gli alunni possono apprendere purché l'insegnante realizzi un'attività di programmazione adeguata. Ok. Andiamo a Piaget. Vale. Quali sono le strutture mentali che rendono possibile lo sviluppo del pensiero operatorio formale secondo Piaget? La maturazione della percezione cognitiva, l'insieme articolato delle capacità astrattive, la capacità deduttiva, il pensiero combinatorio, il gruppo INRC, la logica delle posizioni. Sarò onesta, non me lo ricordo, però ci provo a ragionare. Allora, pensiero operatorio formale fa parte degli... Aspettate che chiudo la notifica qua sopra. Valentina dice, dovrebbe essere la C, Marica dice C, un'altra ragazza dice C, quindi capacità deduttiva, invece Maria Immacolata dice A. La maturazione della percezione cognitiva. Allora, pensiero operatorio formale, sì, sono gli stadi di Piaget. Io sono sempre, purtroppo, c'è proprio un dubbio incredibile, tra deduttivo e induttivo. Però, visto che qui c'è solo deduttivo, io anch'io direi che è la C, quindi la capacità deduttiva. Dice una ragazza, perché iniziai a usare il pensiero logico deduttivo nelle operazioni astratte. Ok, effettivamente il pensiero operatorio formale serve praticamente per rendere più percettibili, passatemi il termine, le operazioni astratte. Ok, quindi anche secondo me è la capacità deduttiva, la C. Adesso vado a verificare. Allora, la numero 20... Dov'è? Aspettate, no, ve l'ho girata. Aspettate, non mi ricordo più che numero era la domanda. La 28. Allora, numero 28, 28, 28, 28, 28... C. Esatto, pensiero deduttivo. Oh ragazzi, delle bombe praticamente, complimenti. Andiamo giù.
Si indichi il quale tipo di metodologia didattica è descritta dalla seguente affermazione. È un'impostazione dell'insegnamento che mira a favorire le scelte autonome degli alunni, cioè a far maturare in loro la consapevolezza delle inclinazioni effettive, dei percorsi possibili e delle prospettive probabili. Allora dice didattica orientativa, didattica speciale, didattica multimediale, didattica ermeneutica, didattica attiva. Vabbè, la didattica speciale è un approccio talmente generico che non la possiamo far rientrare in questa definizione, perché sarebbe, se dovessimo farla, una definizione, diciamo, più centrata sull'inclusione, ecco. Mi state dicendo tutti A. Multimediale sicuramente no. La didattica attiva, scelte autonome degli alunni. La didattica attiva è più secondo me, più una prospettiva laboratoriale. Qui si parla, siccome la risposta è nella domanda, stile milionario. Scelte autonome degli alunni, maturare in loro consapevolezza delle inclinazioni effettive, dei percorsi possibili, delle prospettive probabili. Mi dite, percorsi possibili mi sa di orientamento. Sì, effettivamente sì. Sai, però è una di quelle cose che sul momento ti sembra scontata, quindi quelle che sembrano scontate è meglio fermarci un secondo. Però se tutti mi dite A, io la darei per definitiva e andrei a controllare. Ok, anche Giorgia dice A. Quindi, scusami, potresti dirmi la risposta alla domanda di Piaget? Lucia, la risposta alla domanda di Piaget era... Porca paletta. Scusate, sto facendo un po' di caos. La risposta alla domanda di Piaget era la C, la capacità deduttiva. Invece, adesso vado a vedere qual è la risposta alla nostra domanda numero 29. Allora... 29, noi abbiamo ipotizzato la A, giusto? Sì. Ed effettivamente 29 A. Quindi didattica orientativa che riguarda le prospettive probabili e le inclinazioni possibili. Ok. Scusate, ogni tanto mi dimentico di zoomare, perché devo zoomare sia sul computer che sulla diretta. Domanda numero 30, quindi siamo a metà della preselettiva sostanzialmente. Come sottolineano oggi numerosi studiosi di diversi orientamenti, questa la devo rimpicciolire però, ragazzi, i processi di apprendimento hanno luogo soprattutto nell'ambito di un contesto relazionale e dunque... Occhio alla relazione educativa. L'insegnante deve esercitare in autonomia personali forme di controllo più o meno esplicito per instaurare condizioni adatte ad un ordinato andamento scolastico. Già mi puzza quel ordinato andamento scolastico, perché la relazione educativa non è soltanto l'andamento scolastico. L'insegnante, poiché privo di competenze specifiche, deve essere obbligatoriamente assistito dalla figura dello psicologo scolastico che lo aiuti a contenere l'ansia lavorativa e le sensazioni di inadeguatezza che maturino nel contesto classe. No, perché già che mi dici l'insegnante, poiché privo di competenze specifiche, in teoria tu come insegnante le competenze specifiche per mandare avanti la relazione educativa ce le hai. E poi soprattutto è vero che lo psicologo scolastico è importante, ma obbligatoriamente assistito dalla figura dello psicologo scolastico, magari fosse. C. È sufficiente che l'insegnante sia esperto della propria disciplina e un buon comunicatore, delegando a esperti le problematiche pedagogiche. D. All'insegnante non si richiedono affatto competenze psicopedagogiche, sì, è noi che ci stiamo a fa. E all'insegnante si richiede di integrare nel proprio lavoro una responsabilità culturale di tipo intellettuale e disciplinare e una responsabilità culturale emotiva con precise competenze psicopedagogiche. Mi avete detto finora tutti la E e io mi accodo a voi, secondo me avete ragione col botto. E quindi vado a controllare. Domanda numero 30. Effettivamente la vedete qui. Ta-da! È la E.
Eccola. Ok, no, giusto per farvi vedere che vado a controllare davvero. Quindi, questa domanda qui, che riguarda la relazione educativa, ha come risposta corretta la E. Le caratteristiche della relazione educativa sono un'altra cosa che va studiata. E nel video che ho caricato su YouTube ieri, aspettate che mi giro così vi guardo in faccia, mi viene meglio. Nel video che ho caricato su YouTube ieri con tutta la spiegazione del PEI, DSA, eccetera, nella descrizione del video trovate delle mappe, un file con delle mappe che vi ho caricato, tra cui c'è anche una mappa specifica sulla relazione educativa. Quindi se ho messo il link nelle storie. Ok. La 29 era la... aspettate un attimo. Sì, la 29 era la didattica orientativa. Ok, andiamo avanti. Mamma, come mi scotta il telefono. Ok, numero 31. Si può affermare che la scuola svolge realmente un ruolo educativo quando? Crea un ambiente favorevole allo sviluppo, favorisce l'istruzione di base, attua processi di selezione, non attua processi di selezione, favorisce la socializzazione. Allora, tecnicamente queste sono tutte cose che la scuola fa. Cioè, potrebbe attuare processi di selezione, come non attuarne, eccetera. Però, dice, realmente un ruolo educativo. Secondo me la A, ragazzi. Crea un ambiente favorevole allo sviluppo, in generale, perché è vero, anche favorisce la socializzazione. Intanto deve essere una cosa positiva, la selezione di base non è positiva e neanche non attuare processi di selezione non è positivo in assoluto. Una tra le opzioni in chiave positiva, tra la E e la A, la socializzazione è vero che la favorisce, però è molto specifica. Io direi ambiente favorevole allo sviluppo in generale, quindi sviluppo inteso in tutti i sensi. Quindi io direi che la 31 ha come risposta corretta la A. E se voi siete d'accordo, sì, vedo che siete d'accordo, vado a controllare... Però giro perché altrimenti voi sbirciate. Allora, domanda numero 31. È la A, ragazzi. Anche questa... Oh, cioè siete bravissimi. Anche questa volta ci abbiamo azzeccato. La domanda numero 31 ha come risposta la A. Come diceva la Montessori, dice Valentina. Valentina deve vedo sul pezzo. Poi, numero 32, cerco di, ove possibile, cerco di zoomarvele tanto. All'interno di un processo formativo, il tutor svolge il ruolo fondamentale di garante dei processi d'apprendimento, formatore di una competenza specifica di contenuto, sponsor del progetto formativo, garante della qualità e della quantità e della qualità dello studio dei discenti, figura amica per lo studente di supporto in situazioni di conflitto o frustrazione. Prego. Fate voi, perché io l'ho sbirciata prima, quindi non vale. Allora, Demi Casciano dice di, quindi il tutor svolge funzione di garante di quantità e qualità dello studio. Marica dice A. Adriano dice A, chi dice A, chi dice D. Sapete che cos'è che può trarre, io so qual è quella giusta perché l'ho sbirciata prima, però sapete che cos'è che può trarre in inganno secondo me della D? Quella quantità dello studio. L'indicazione della quantità dello studio secondo me è già una cosa che fa fuorviare. Qualcuno dice B, formatore con una competenza specifica di contenuto. Qui quello che trae in inganno è questa cosa qui, specifica di contenuto, perché qualsiasi persona sia, che sia il tutor, che sia l'insegnante, non ha soltanto competenze specifiche di contenuto, perché instaurando una relazione educativa ovviamente è una relazione, non si basa solo sulla trasmissione dei contenuti. Tanti dite la B, allora, qualcuno dice la D, qualcuno dice la B. Mi pare che sulle altre opzioni siete tutti d'accordo che non sono da considerare. Vado a controllare. 32. Pa, 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 pa. È la A, ragazzi. C'è scritto.
C'è scritto A. Ok. Quindi garante dei processi di apprendimento. In generale, cioè l'opzione più generale che c'era. Perché vabbè, figura amica per lo studente era facilmente scartabile. Quella si capiva. Non è mai in relazione educativa non è abolita la parola amico. Allora, la ricerca interdisciplinare nel settore educativo è importante per la creatività didattica, l'aggiornamento settoriale. Non si sono viste le altre risposte, no? Mi ero ripromessa. Ditemi che non avete guardato, mi ero ripromessa di girare la telecamera tutte le volte, mannaggia. La ricerca interdisciplinare nel settore educativo è importante per creatività didattica, aggiornamento settoriale, globalità degli aspetti che caratterizzano la ricerca educativa, la motivazione dell'insegnamento, la definizione degli obiettivi. Non vedo risposte. Ci state pensando? Siete riflessivi, siete pensierosi. C. Epifanio azzarda la C. La globalità degli aspetti che caratterizza la ricerca educativa. Posso essere d'accordo con te? Alessia, anche non farcele vedere, ci fidiamo. Ok. No, perché sennò dopo vi. Ok. Sennò dopo sbirciate. Mi dite tutti la C? Quindi la 33, adesso 33 trentini entrarono a Trento, vado a controllare. Lola dice la C, Lucia dice la A, Adriano dice A, quindi o A o C, vediamo, 33. Ok, allora la 33, ragazzi. Mamma mia però, cioè io che litigo con Zuckerberg 30 volte al giorno. La 33 è la. La ricerca interdisciplinare nel settore educativo è importante per la creatività didattica. Posso dire che non l'avrei mai detto, cioè avrei detto C. Vabbè, contenti loro, cioè, tutto a posto. Tutto a posto. Valentina dice what? Sì, guarda, in effetti. Non ti dico, aspettate, vado a rivedere un attimo. Vi sposto un pochino così non spiate. 33. Sì, ho riguardato. È là. Sì, boh, non l'avrei mai detto, ragazzi. Allora, 34. Jerome Brunner è uno degli psicologi contemporanei che più hanno influenzato la psicologia dell'educazione e la didattica. Secondo quest'autore, quale tra le seguenti alternative costituisce la modalità conoscitiva fondamentale per l'essere umano? La riflessione, la ricerca attiva, la narrazione, l'esperimento, l'incontro. Valentina prontissima dice C. La narrazione. E anche io ho delle reminiscenze di Brunner e la narrazione, ragazzi. Una ragazza dice la B, ricerca attiva. Lucia dice sì e C. Siete tutti convinti sulla C? Io vi metto da parte. Tac. E guardo. Allora, 34. Esatto, ci avete ragione, è la narrazione, ovvero la C. Ok, mi viene da pensare perché lui parla di questo. Ok, quindi bene, è un bene che siate subito arrivati alla parola chiave narrazione rispetto a Brunner. Ottimo. Numero 35. In generale, ragazzi, vi sembrano più facili o più difficili delle domande del simulatore? Domanda mia. Domanda numero 35 e abbiamo finito la parte di competenze didattiche. I gruppi di lavoro nel cooperative learning sono composti da 4
4-6 ragazzi, tutta la classe, 2 ragazzi, 12-14, 16-18. Vabbè, se state attenti, la risposta a questa domanda stava in una domanda precedente. Precedente. 4-6. Sì, infatti l'abbiamo visto anche prima, io così per scrupolo vado a controllare, ma... 4-6 ragazzi sono i gruppi del Cooperative Learning. Domanda numero 35. Esatto. La A, quindi... Oddio, aspettate, scusate. Mi è saltato tutto. Eccoci. Ok. Quindi... La numero 35 dice che i gruppi di lavoro del Cooperative Learning sono composti da 4-6 ragazzi, quindi l'alternativa corretta è la A. Adesso cambiamo sezione. Bene. E ci avvicendiamo verso test di competenze su empatia e intelligenza emotiva. Quindi sarebbe la terza sezione della preselettiva. Ok. Si indichi. Quale fra le seguenti metodologie è più utile per favorire l'espressione delle emozioni nel contesto scolastico? Scrittura di un racconto saggio, test a risposta multipla, sintesi di un brano, scrittura del diario, parafrasi. Posso dire che questo è abbastanza banale. Cioè, se parliamo di emozioni... Cioè, direi diario, tutte le altre forme di scrittura sono abbastanza, come si può dire, cioè, oggettive, no? O comunque non è che implichino un coinvolgimento diretto. Dite tutti D, a questo punto la prendo per buona, vado a controllare la D, ragazzi. Vado a controllare se è la D, vi sposto. Allora, domanda numero 34... Ma sapete che siamo bravi? È la D. È la D, ve la rizoomo. Eccola qui. Quindi, la metodologia più utile per favorire l'espressione delle emozioni nel contesto scolastico è la scrittura del diario. Ottimo. Poi, andando alla pagina... Scusate, c'ho un po' di problemi di inquadratura. Quale delle seguenti affermazioni non caratterizza l'assertività? La capacità di affermare i propri diritti senza negare quelli degli altri. La capacità di comunicare desideri, disapprovazione e giudizi in maniera diretta, non aggressiva. Oddio, scusate, vedete male. Ok. Un comportamento aggressivo e provocatorio, un comportamento partecipe e proattivo, un comportamento che rifiuta l'uso di stereotipi e pregiudizi. Non caratterizza l'aggressività. Sì, la salvo la diretta, ragazzi. Non caratterizza l'aggressività, un comportamento aggressivo e provocatorio. Posso evitare di andare a controllare. Banale anche questa, dice Valentina. Sì, sono d'accordo. Ok. Passiamo alla oddio, si stava suicidando il telefono. Passiamo alla numero 38. Cosa può essere d'aiuto all'alunno nella regolazione dei propri stati affettivi? Tutte le altre alternative sono corrette. Limitazione dello stato emotivo a particolari luoghi, ad esempio condurre l'alunno in un'aula appartata. Comunicazione da parte dell'insegnante dello stato affettivo del bambino agli altri alunni nel tentativo di normalizzarlo. Libera espressione dello stato emotivo. Aiuto dell'insegnante nella verbalizzazione, se possibile, dello stato affettivo nella ricerca di una strategia adeguata alla regolazione. Che cosa può essere d'aiuto all'alunno nella regolazione dei propri stati emotivi? Allora, io direi, io vado fuori dal coro rispetto a voi, ragazzi, io direi la A,
Io direi che sono tutte corrette. Voi dite la E, aiuto a verbalizzare, se possibile, lo stato affettivo nella ricerca di una strategia adeguata alla regolazione. Secondo me sono tutte corrette. Ma non può limitare, dice Valentina. Dici che la B. La B sembra sbagliata. Ok. Limitazione, sì, effettivamente sì. Però tutte le altre. No, la B non credo proprio sia giusta. Ok, sì, effettivamente la B, quel limitare, no. Mi dite tutti la E, ok. Allora vado a controllare, ci teniamo buona la E. Numero 38, qualcuno dice anche la C. Numero 38, numero 38. Aspettate, vi sposto. Anche normalizzarlo sembra sbagliata. Boh, no, sì, normalizzare un'emozione in realtà potrebbe anche aiutare, nel senso che... Aspettate, numero 38. Allora... Non mi ricordo a quale alternativa corrisponde, ma mi dice C. Quindi la risposta corretta è... Anche qua, ciao, non l'avrei mai detto. La risposta corretta è la C. Quindi... comunicazione da parte dell'insegnante dello stato affettivo del bambino agli altri alunni nel tentativo di normalizzarlo. Normalizzarlo intende, credo, far percepire ai bambini che non, cioè, che sono tipi di emozioni che possono capitare anche ad altri, tipo se un bambino ha paura di qualcosa e spesso si vergogna a dirlo, se tu rendi partecipe del fatto che un altro compagno, anche lui, ha paura. Diventa più normale, tra virgolette, però anche qua non avrei mai detto effettivamente. Molto strana come risposta, anche Marika dice. Allora, 39. Vabbè, l'empatia è la capacità di comprendere l'altro, ascoltare l'altro, immedesimarsi nell'altro, osservare se stessi da un altro punto di vista, sapersi emozionare. Aiuto. Questa è molto spiccia, cioè. Qualcuno dice A, qualcuno dice C. Io ho la definizione di empatia, cioè una delle definizioni che bisogna fissarsi in testa è quella di empatia. E io mi ricordo quella che avevo imparato a scuola, che l'empatia è sentire il sentire dell'altro. Quindi immedesimarsi. Sono d'accordo anch'io con la C. Valentina dice X, no? Okay. Adriano, Valentina dice C, tutti dite C, vado a controllare, però anch'io credo che sia immedesimarsi nell'altro. Era la numero 39. Esatto, ok. Quindi vi confermo 39. C, immedesimarsi nell'altro, mettersi nei panni di qualcuno, sì. Ok, 40. Quindi siamo arrivati alla fine della sezione sull'intelligenza emotiva. Secondo Martin Hoff, quali secondo Martin Hoffman sono i quattro livelli di sviluppo dell'empatia? Mamma mia. Empatia locale, empatia egocentrica, empatia per i pensieri dell'altro, empatia per le condizioni di vita dell'altro. Troppo lento, vado troppo lenta? Ok, cerchiamo di velocizzare un po'. Empatia globale, empatia generosa, empatia per i sentimenti dell'altro, empatia per le condizioni di vita dell'altro. Empatia globale, empatia egocentrica, empatia per i sentimenti dell'altro, empatia per le condizioni di vita dell'altro. Empatia locale, egocentrica, per i sentimenti dell'altro, per le condizioni di vita dell'altro. Globale, egocentrica, per i pensieri dell'altro, per le condizioni di vita dell'altro. E ne avrei fatti tre, già 3-4. Purtroppo ci vuole tempo, ma non devo leggere ad alta voce, vedere le risposte che date. Vabbè.
Che dite? Metterei C. Marica dice C. Quindi globale, egocentrica per i sentimenti dell'altro, per le condizioni di vita dell'altro. Sai che sarei d'accordo anch'io, mi sa. Pensieri, sentimenti. C. Esci se ti annoia. Sì, Marica c'ha ragione, sinceramente. Ok, mi dite tutti C, quindi vado a controllare se la 40 è la C. Aspetta che... Che non spiate. Ragazzi, siamo delle bombe assolute. 40 C. Quindi, torniamo qua che non ci perdiamo. I quattro livelli di sviluppo dell'empatia sono globale, egocentrica, per i sentimenti dell'altro, per le condizioni di vita dell'altro. Ottimo. Passiamo adesso a competenze... Oddio, aspettate, ingrandisco. Di qua. Mamma mia, che macello. Competenze su creatività e pensiero divergente. Quale tra le seguenti definizioni descrive in modo più esauriente il laboratorio utilizzato come strumento didattico? Luogo in cui mettere alla prova le competenze pratiche, non quelle teoriche, del soggetto. Nessuna delle funzioni indicate nelle altre alternative è corretta. Luogo fisico e mentale che pone il soggetto al centro dell'apprendimento. Luogo che può fungere da contenimento per gli alunni più agitati, per i quali l'apprendimento in classe risulta più complesso. Luogo di scoperta e di esperimenti legati alle materie scientifiche. Posso dire che è banale anche questa? Cioè, la A è sbagliata perché ti esclude le competenze teoriche. La D è una fesseria di suo. La E è, si concentra solo alle materie scientifiche. Luogo fisico e mentale che pone il soggetto al centro dell'apprendimento. Sì, anche secondo me è la C. Vado a controllare. Aspettate che ho preso il numero della domanda. Ok, numero 40. Ottimo. Corretta. Domanda, cioè risposta corretta è la numero della numero 41, non 40, è la C. Luogo fisico e mentale che pone il soggetto al centro dell'apprendimento. Il laboratorio. Vabbè, questa non era difficile. Allora, i filoni di ricerca recenti considerano l'attività creativa come un'attività innata, trasmessa geneticamente, adatta soltanto ad alcuni alunni, caratterizzata da riproducibilità potenziabile. Che dite? Della 42 e potenziabile. Beh, sicuramente non innata, trasmessa geneticamente o adatta solo ad alcuni alunni, perché l'inclusione dove la metti? Vado a controllare allora la 42, tenendo presente che mi dite tutti E. Scusate. Ero pure sulla riga sbagliata, quindi se avete visto non avete visto. 42 mi dice D, ragazzi. Mi dice D, corretta. Quindi l'attività creativa è un'attività caratterizzata da riproducibilità. Il dubbio poteva essere tra la D e la E. La 40 era, se non erro, la C. Valentina non è convinta. Andiamo avanti. Aspettate che non torno indietro anziché andare avanti. Ok. Eccoci qua. Nell'approccio all'animazione socioculturale, l'animazione è pensata come? Allora, speriamo che quelli che sbagliano vengano a fare la preselettiva all'università dove andrò io.
Vabbè. Vabbè. Lasciamo stare. Che vi devo dire, ragazzi? Il mondo è bello perché è vario. Allora, nell'approccio all'animazione socioculturale, l'animazione è pensata come intervento nel territorio al fine di favorire i processi di crescita della capacità dei gruppi di partecipare e gestire la realtà sociale e politica in cui vivono. Intervento terapeutico al fine di ridurre i danni sociali legati a contesti di privazione. Nessuna delle altre alternative è corretta. Momento ludico all'interno di attività scolastiche e curriculari. Intervento il territorio al fine di favorire i processi di identificazione nella comunità e di impedire la partecipazione alla gestione della realtà sociale a gruppi minoritari non rappresentativi di essa. Questa è proprio una fesseria fotonica. Ok, dite tutti A. Dite tutti A. Intervento del territorio fine favorire i processi di crescita e capacità dei gruppi di partecipare e gestire la realtà sociale e politica in cui vivono. Ok, vado a controllare. Esatto. Ok, aspettate che torno. Ok, quindi la 43 ha come risposta... Mamma mia. Mi siete caduti. La 43 ha come risposta corretta la A. Scusate, vi faccio venire il mal di mare, ragazzi. Non è facile gestire una diretta del genere. Ok, quindi la corretta è la A. Poi 44. In quale parte della memoria sono contenuti i concetti e gli schemi? Memoria operatoria, logica, semantica, simbolica, procedurale. A voi. Che mi dite? E procedurale. E. Per schemi anche io credo intenda le routine. Vado a controllare. 44. Come i 44 gatti. 44 gatti. Fila per 6 con il resto di 2. Si unirono compatti. Allora, mi dice che la risposta corretta è la C, quindi memoria simbolica. Per schemi intende, intende? Perché concetti e gli schemi. Ok, quindi memoria procedurale routine e memoria simbolica concetti e schemi. Quindi era la C, scusate la D. Poi passiamo alla sezione, quella più tosta. No, ragazzi, era la simbolica, non semantica. Quindi qui è la parte di legislazione, nonché l'ultima parte. Quindi è anche l'ultima parte della nostra diretta. Ai sensi del DPR 275/1999, come vengono organizzati l'orario comprensivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività? In modo flessibile anche sulla base del programma plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale. Mi sono persa la 45, cioè avete ragione. Scusate. No, a me mi dicono che devo andare più di corsa e mi mettono ansia, capito? Mi viene l'ansia. 45. Quale tra le seguenti affermazioni è vera? La creatività può essere misurata attraverso la scala Stanford-Binet. Tra le componenti del pensiero creativo vi è la capacità di individuare soluzioni diverse e di essere bizzarri. Gli studiosi dell'intelligenza ritengono che la creatività si leghi a una forma specifica di pensiero. Di pensiero divergente, il pensiero convergente ha come caratteristica peculiare quella di generare molte soluzioni, spesso inusuali. Tra le caratteristiche del pensiero creativo vi sono flessibilità e impegno sociale. Qui dobbiamo dire qual è quella vera, quindi è una marea di cose false. Allora, è sicuramente falsa la C e la D. Sicuro, false.
secondo me. L'intelligenza, ragazzi. Ok, sì, scusate, ho detto ma la C. Sì. Ok, mi state dicendo C. Quindi la creatività si lega al pensiero divergente. Effettivamente, pensiero divergente è quella capacità di trovare strategie fuori dagli schemi, praticamente. Ok, quindi vado a controllare la 45. 45, 45, aspettate, 45. Esatto, 45C. Gli studiosi dell'intelligenza ritengono che la creatività si leghi a una forma specifica di pensiero, pensiero divergente. Oh, ma cioè, ne abbiamo sbagliate forse due o tre da quando abbiamo iniziato. Cioè, ne avete. Io no, perché tra una cosa e l'altra ho sbirciato. Ai sensi del DPR 275-1999, come vengono organizzati l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline? Avevo iniziato a leggere prima. In modo flessibile anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali rispetto del monte ore annuale. In modo differenziato, l'orario delle lezioni didattiche avrà una struttura rigida perché con monte ore espressamente previsto dal Ministero dell'Istruzione, invece le singole discipline avranno una struttura flessibile perché a completamento delle attività didattiche. Questa è una stupidaggine fotonica. In modo flessibile sulla base della programmazione settimanale, fermo restando l'obbligo del rispetto del monte ore mensile, no. In modo rigido, in quanto deve essere rispettato il monte ore settimanale per ciascuna materia di studio. In modo rigido, 6 ore di lezione per 5 ore a settimana. È la A. Cioè, questa non la controllo neanche. In modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, però fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni, e rispetto del monte ore annuale. Vabbè, la vado a controllare, però è quella. Siamo alla 46. Allora, 46, esatto, 46A. Poi andiamo alla seconda. Scusate, ve la rimetto qua così potete mettere bene, cioè concentrare bene sulla risposta. 46 è la A. Andiamo alla successiva. Dice: le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, possono organizzare attività e insegnamenti la cui scelta sia facoltativa e opzionale per gli allievi? No. Tali attività sono prerogativa delle scuole primarie? Sì, ma al di fuori del piano dell'offerta formativa? No. Tali attività esulano dall'autonomia educativa della scuola? Sì, purché a pagamento, in modo da non gravare sul bilancio della scuola. Sì, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie. Vabbè, alcune sono delle boiate evidenti. Che mi dite? Buttatevi. Ah, secondo me è la E. Ve lo dico e non ve lo negherò. È la E, ok? Siete d'accordo? Va bene. Vado a controllare, ragazzi. 47. Papà, vi giro, così vi vedete anche il mio canale delle offerte di Telegram. 46 E. Esatto. Che bravi. Ammazza. Allora, oddio, ho perso la pa. Ma perché? Perché mi fai codesta cosa? Andiamo alla domanda numero 47. No, scusate, devo andare alla 48. Facendo un po' di caos.
In ambito scolastico, l'attività di orientamento scolastico e professionale si propone essenzialmente di migliorare la qualità di vita nelle scuole e nelle aziende, favorire l'integrazione nel mondo lavorativo, informare i giovani riguardo alle figure professionali richieste nel mercato del lavoro, portare le persone a maggiore consapevolezza di se stesse, delle proprie attitudini e motivazioni, e insegnare ai giovani le tecniche per ottimizzare l'apprendimento. Ditemelo! Come diceva Gerry Scotti. Al milionario. Allora, secondo me, orientamento scolastico e professionale D, anche secondo me. B dice. D o B? Secondo me D. D di Domodossola. Boh, vado a controllare. Numero 48. Allora, aspettate, mi sposto. Esatto, 48D. Dai, cerco di essere bella snella e veloce, se no veramente ci addormentiamo. Ai sensi della legge 104-92, è garantito il diritto all'istruzione e all'educazione e all'istruzione della persona disabile, solo nel primo ciclo, ti do una ciabatta in testa, attraverso l'istituzione di classi speciali separate a quelle comuni, altra ciabatta in testa. Nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di primo grado e nelle classi speciali di quelle di secondo. Ma de che? Nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a eccezione delle istituzioni universitarie. Nelle sezioni di scuola materna, classi comuni, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. Qua non c'è manco bisogno di commentare perché, mi raccomando, a tutti i gradi di istruzione, inclusa l'università, quindi la E49 e, guardate, non manco controllo, faccio la spavalda. Il piano dell'offerta formativa, PTOF, perché adesso è triennale, ok? Delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado è elaborato da, e se avete seguito la diretta di ieri con Silvana lo sapete, numero 50, apposita commissione regionale, consiglio di interclasse, enti locali territoriali, organismi, associazioni, genitori, collegio docenti tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dall'associazione dei genitori, coraggio, che elabora il POF, o adesso si chiama PTOF, perché questa prova è vecchia, chi elabora il PTOF, vi boccio, non scherzo. Alessia dice no, no. Vabbè, non volevo mettervi paura. La E, esatto, il collegio docenti. Carolina, Rachele, ok, tutti E, perfetto, sì, è il collegio docenti. Allora, ai sensi della legge 297-1994, da quanti rappresentanti del personale docente è costituito il consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni? Anche questo l'ha detto ieri Silvana nella diretta. Quanti rappresentanti dei docenti ci sono in un consiglio di istituto di un istituto che ha meno di 500 alunni? B. Dite 4, dite tutti 4, l'accendiamo, sì, ok, avete ragione, sono 4 rappresentanti dei docenti negli istituti con meno di 500 alunni. E se avessero più di 500 alunni? Domanda mia per rompere le scatole? No, per vedere se siete stati attenti ieri. Se avessero più di 500 alunni? Dai. 8, ok. Il doppio. Benissimo. Allora, quale delle seguenti discipline non è oggetto di insegnamento in un istituto secondario di primo grado? 8, esatto, 8. Non è oggetto di insegnamento in un istituto secondario di primo grado, attenzione. Tecnologia, seconda lingua comunitaria in aggiunta all'inglese, inglese, economia, musica, in una secondaria di primo grado. Vabbè, questa è una mezza stupidata, ragazzi, cioè, D, ok, sì, D.
Perfetto. Ai sensi del DPR 297-1994, come vengono costituite le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo grado? Oddio. Allora, in modo che siano rispettati i gradi di capacità, di conoscenza, di attitudine degli allievi suddivisi per gruppi. In modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi rispettivamente per squadre e per sesso. Sì, vabbè, ciao inclusione. In modo che l'insegnamento sia impartito agli alunni raggruppati per età. In modo che il relativo insegnamento sia impartito per livello di capacità. Sì, arrivederci. In modo che l'insegnamento sia impartito per gruppi. Beh, io direi la A. Cioè, tutte le altre mi sembrano abbastanza delle stupidate. La E? E. Alessia dice E. Rachele dice A. Su questa c'è del dubbio, bisogna andare a controllare. 53. Domanda 53. Vado. Vado. Domanda 53. Aspettate che ero rimasta indietro perché qualcuna non l'ho... Ok. A. La corretta è la A, quindi aspettate che vi ringrandisco qua la situazione. Le cattedre di educazione tecnica e fisica nelle scuole secondarie di primo grado vengono formate in modo che siano rispettati i gradi di capacità, conoscenza, attitudine degli allievi suddivisi per gruppi. Bene, abbiamo le ultime 7 domande. Eccole. Sempre di legislazione. Dice, nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, la funzione di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo può essere svolta da qualsiasi docente. È di competenza del personale specializzato non appartenente al corpo docente, svolta dal dirigente scolastico, svolta da un docente in possesso di specifica formazione, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio. È svolta dal provveditore agli studi. Sì, certo, ingrandisco, scusate. Scusate, c'è corrente. Ho appena sbattuto la porta. Dite D. Vi vedo convinti sulla D. Ok. Vado a controllare a questo punto. D. 54. Paran. Allora, avete ragione, esatto, è svolta dal docente in possesso di specifica formazione in costante rapporto con le famiglie e con il territorio. 55. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alle necessità di intervento assistenziale permanente e alle capacità complessive individuale residua, oh Maria, ok, no, ci ho messo un attimo per capire cosa volesse dire, sono effettuati dalle scuole dell'infanzia, dalle aziende sanitarie locali, dagli istituti scolastici primari, dagli istituti scolastici secondari di primo grado, dagli istituti scolastici secondari di secondo grado. Valentina mi piace perché è felice ad ogni domanda corretta. No, è bello perché uno si incoraggia. Beh, aziende sanitarie locali, state dicendo tutti la B. Effettivamente è la B. Cioè, sarebbe l'accertamento della condizione di disabilità, ovviamente non possono farlo le scuole. Bene, a quale organo spetta il compito di predisporre, ma non di deliberare, il bilancio preventivo, il conto consuntivo? Se avete seguito la diretta di ieri, lo sapete. Giunta esecutiva, consiglio di classe, consiglio istituto, collegio docenti, consiglio di interclasse. Sto facendo la 56, ragazzi. Attenzione, deve predisporre, ma non deliberare, eh? Non approvare, quindi. Bilancio e conto consuntivo. Bravi, giunta esecutiva, bravi, bravi. Allora, poi... In merito alla disciplina degli istituti secondari di primo grado, l'insegnamento di cittadinanza e costituzione è una disciplina a sé stante, non è oggetto di insegnamento,
È un insegnamento facoltativo a discrezione del dirigente scolastico. È inserito nell'area disciplinare educazione civica. È inserito nella disciplinare storico-geografica. Nella secondaria di primo grado, dove sta cittadinanza e costituzione? Siete brave pure su questo. È inserita nella disciplina storico-geografica. Mentre nella primaria, per esempio, è inserita nell'educazione civica. Sì, scusate, contrario. Ok, sì, educazione civica. Aspettate però che vado a controllare perché forse sto facendo confusione io. 57. Allora, 57. 57, 57. D. Ok, sì, avete ragione. Educazione civica. Siete brave pure su questo. In tema di istruzione, la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità stabilisce che. Questa ve l'ho nominata nella diretta, nella prima diretta che ho fatto con Silvana. Le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie locali pongano in essere interventi integrati e equilibrati tra loro, scusate l'elicottero, al fine di realizzare del diritto all'educazione e all'istruzione. Gli stati parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'asse di vita, anche alla primaria in educazione civica. Le istituzioni scolastiche o similari garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, istruzione per gli adulti. Ogni persona ha diritto a una formazione culturale, sociale e scolastica e le scuole devono garantire una parità di accesso e di fruizione dei servizi formativi. Gli stati parti garantiscono un sistema di inserimento nel mondo del lavoro alle persone con disabilità mediante specifici percorsi formativi di orientamento al lavoro. Valentina dice dritta dritta B e io sono d'accordo con Valentina. Provate però ragazzi, c'è cioè tanto chi vi vede. B, ok. Vado a controllare. Numero 58. 58, 58, 58, 58. Esatto, B. Oh, non da poco, eh. Ok, in quale anno la riforma Gentile portò l'obbligo scolastico sino al 14° anno d'età? Dai, riforma Gentile. Ce l'abbiamo. Aspettate che mi ingrandisco leggermente, sto facendo. Eccola qui. B, 1923, dice Giulia. 1923, anche Carla è convinta. Benissimo. E 77, no, 77 è troppo recente, ragazzi. Ok, se siete in abbastanza, è 1923. Giovanni Gentile, praticamente. Considerate che nominare Gentile ministro dell'istruzione è stata una delle prime opere di Mussolini, quindi il 23. Poi, opere, nel senso delle prime cose che ha fatto, delle prime azioni, facciamo. Ai sensi della legge 104/92, quali sono i momenti in cui si verifica concretamente il diritto al. No, scusate, no, si verifica, si esplicita. Concretamente avevo capito Gelmini, no? Quella la Gelmini penso che fosse il 2009, una roba del genere. Maria Stella. In cui si esplicita concretamente il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Progetto di socializzazione, profilo dinamico funzionale. Piano degli studi personalizzato, piano educativo individualizzato, piano educativo individualizzato, progetto riabilitativo, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, piano degli studi personalizzato, progetto di socializzazione. Allora, in mezzo ci sono tante cose mischiate, cioè delle cose corrette con delle cose assurde, eccetera. Allora, Mario dice C, Mary dice D, Demi dice D. In cui si esplicita concretamente il diritto di istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità.
la D, ragazzi. Cioè, avete ragione pure stavolta. E siamo arrivati alla domanda 60. Mario dice no, ho sbagliato. No, non hai sbagliato, Mario, è la D. Vado a controllare. Allora, però è la D, ragazzi. La 60 è l'ultima, quindi è facile andare a vedere. Sì, è la D. Eccola qui. Dov'è? Profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato. Oh. Porca paletta. Scusate, ho fatto un po' di caos. Eccolo qua. Ok. Quindi, per tirare le somme, aspettate che aiuto. Domani altra diretta preselettiva. Non lo so se riesco domani, ragazzi, però vi faccio sapere. Allora, come sono stati rispetto ai quiz della simulazione, del simulatore? Questo mi interessava. Alcune domande veramente banali, devo dire. Altre hanno lasciato qualcuna, ma due o tre mi hanno lasciato un po' così. E più facili, Alessia dice più facili. Ah, ok. Allora, prossima diretta, non lo so, però vi aggiorno. Mi è sembrato leggermente più facile, dice Giulia. No, perché anche, per esempio, quando mi preparavo alla missione a formazione primaria, poi mi sono resa conto che fare i test reali ti tira un po' su, perché sono più facili. Cioè, e quindi uno magari si incoraggia. Allora, ovviamente questi sono più facili perché sono i cicli scorsi. Allora, ciao, Mini Interno non è una raccolta di tutte le domande delle vecchie preselettive? Questo non lo so, non lo so, ragazzi. Qualcosa sulla comprensione del testo. Demi, sai qual è il problema? Che la comprensione del testo ci vuole tempo. Cioè, già mi dicono che vado troppo lenta così. Cioè, per leggere un testo, per capirlo e per stare lì, la comprensione del testo va fatta da soli, perché ci vuole, bisogna andare calmi, cauti. Comunque, per le prossime dirette, ragazzi, vi tengo aggiornati nelle storie, quindi voi attivatevi le notifiche per sicurezza e ci vediamo su questi schermi. Quindi grazie per essere stati con me. Niente, ciao ciao. Vi faccio sapere se stasera, prossima diretta, se invece esce un video, vediamo, perché ne ho girato uno sulle strategie didattiche che vi devo caricare. Però già ne ho caricato uno oggi sulle 150 preferenze, poi vediamo, insomma, c'ho un po' di contenuti in cantiere. Ciao ciao!